Il presidente francese Macron risponde agli attacchi di Salvini e Orban sull'idea di Europa. Hanno ragione a considerarmi il loro principale avversario. Il commissario europeo Oettinger invece avverte l'Italia: non mette insieme migranti e contributi, rischia sanzioni. Di Maio replica: sono ipocriti. Oggi a Vienna la riunione dei ministri della difesa europei. L'Italia chiederà la rotazione dei porti di sbarco per le navi della missione Sofia. Un'altra giornata di tensione a Rocca di Papa, intorno al centro cattolico che dall'altro ieri notte ospita i 100 migranti della nave Diciotti. Slogan insulti tra gruppi di Casa Pound e antifascisti. Intanto rischia di aggravarsi l'atto di accusa della procura di Agrigento contro Salvini. Al ministro dell'interno potrebbero essere contestati altri due reati: sequestro a scopo di coazione e omissione d'atti d'ufficio. Domani la trasmissione degli atti alla procura di Palermo. Tensione nella maggioranza sul tema delle pensioni d'oro. Dalla Lega il consigliere economico di Salvini, Alberto Brambilla, ipotizza un contributo di solidarietà anziché un taglio permanente, ma il Movimento 5 Stelle replica: dobbiamo tagliarle, chi non è d'accordo lo dica chiaramente. Borghi della Lega prova a spegnere la polemica. Brambilla è un esperto che ascoltiamo con piacere, ma vale quanto stabilito nel contratto di governo. La lettera pubblicata dall'Espresso, inviata ad Autostrade al Ministero delle Infrastrutture a febbraio, conferma che era nota la necessità di intervenire urgentemente sul consolidamento del ponte di Genova. Nessun allarme ma una comunicazione ordinaria, spiega però la società. Sequestrati intanto nuovi documenti, tra cui la relazione del 1981 firmata dallo stesso progettista Morandi, che evidenziava importanti lesioni al pilone 9, quello collassato. Autostrade oggi presenta il suo piano di demolizione e ricostruzione del ponte. Sono le 7:29 minuti, buongiorno, benvenuti a questa prima edizione del telegiornale, un'edizione che apriamo parlando proprio della polemica a distanza che c'è tra il presidente francese Macron e Matteo Salvini, una polemica per la verità che era già scoppiata nelle scorse settimane, che però è tornata nuovamente ad acuirsi dopo il faccia a faccia, l'incontro che c'è stato a Milano tra Matteo Salvini e il premier ungherese Orban. Sullo sfondo c'è il mancato aiuto, così è quanto sostiene Salvini, da parte delle autorità francesi a proposito dei migranti. Vediamo tutto nel servizio. Sì, sono io, il principale nemico di Salvini, Orban, del gruppo di Visegrad, di chi insomma sta cercando di spaccare in due l'Unione Europea, di minarne le basi e i valori. Una risposta immediata, insomma quella di Emmanuel Macron, perché la questione è ben chiara e va affrontata. In campo oramai ci sono due concetti diversi e molto di Europa, due visioni della vita di centinaia di milioni di persone sostanzialmente differenti. Aggiunge il presidente francese: non cederò mai nulla a chi pratica l'odio, a chi nega i valori fondamentali dell'Unione, nulla chi vuole imporre un unico modello di famiglia, di religione, senza diversità per salvare identità locali all'ombra dei nazionalismi. Insomma, la Francia prova a mettersi alla guida del gruppo di stati cosiddetti nemici di Salvini, Orban e del gruppo di Visegrad tutto, perché nemica, lei, la Francia, come altri paesi dell'Unione, dei sovranismi, nemica di chi fugge da responsabilità ed impegni dovuti, come quelli a chi ha diritto ad asilo, per restare su temi di strettissima attualità. Macron in campo, allora, oramai convinto quanto preoccupato dallo scontro che si affaccia all'orizzonte tra nazionalisti e progressisti, scontro politico, scontro sociale che necessita, secondo il capo dell'Eliseo, della creazione di un arco progressista adeguato alla sfida lanciata dalle destre e dal fronte populista. Un'ascesa in campo, in ogni caso importante, quella di Macron, che da Copenaghen ricorda: stiamo per affrontare giornate importanti su temi importanti, come quello dei migranti, ad esempio. Oggi a Vienna è previsto un vertice comunitario a cui prenderà parte il ministro degli esteri italiano Moavero Milanesi. Serve serietà e senso di responsabilità. Serve, aggiunge il presidente francese, proseguire nella costruzione di piani di intervento all'origine dei fenomeni migratori, vale a dire nulla di quello che hanno in mente Salvini ed Orban. E allora, come anticipava già il servizio appena andato in onda, oggi a Vienna, in Austria, c'è un importante vertice che vede seduti allo stesso tavolo i ministri degli esteri e della difesa europei, e si parla soprattutto di migranti. Vediamo.
Si fa sempre più aspro lo scontro fra Roma e Bruxelles scatenato dalla vicenda di Ciotti. Il commissario europeo al bilancio Oettinger è tornato a farsi sentire dopo che il governo italiano ha minacciato di bloccare il prossimo bilancio pluriennale dell'Unione Europea se non si dovesse raggiungere un accordo sulla ripartizione dei migranti. Tutti gli Stati membri si sono impegnati a pagare i loro contributi nei tempi previsti e ha avvertito qualsiasi comportamento difforme rappresenterebbe quindi una violazione del contratto e comporterebbe delle sanzioni. Non si è fatta attendere la replica del vice premier Di Maio, che ha ribadito con stizza: Oettinger continua a esternare da quando gli abbiamo detto che non pagheremo. La nostra posizione sul veto al bilancio resta. Una minaccia, quella italiana, che serve per spingere l'Europa verso un nuovo accordo sul fronte migrazioni. Oggi a Vienna, in occasione del vertice informale dei ministri europei, il governo porterà la proposta italiana di modifica della missione Sofia, l'operazione europea nata con l'obiettivo di contrastare il traffico di migranti nel Mediterraneo. L'Italia, cioè, punterà sull'introduzione del principio della rotazione dei porti per poi arrivare alla ripartizione dei migranti fra gli Stati membri dell'area, per evitare, come accaduto sino ad ora, che tutti i migranti soccorsi dalle navi europee vengano portati da noi. La ministra della Difesa Trenta proporrà anche l'istituzione di un'unità di coordinamento, con sede a Catania o a Bruxelles, con il compito di assegnare di volta in volta il porto di sbarco. Il ministro degli Esteri Moavero Milanesi chiederà anche iniziative a sostegno dei paesi di origine e di transito per favorirne condizioni di sicurezza e crescita tali da non costringere alle partenze le loro popolazioni. L'Austria, invece, proporrà il progetto Fortezza d'Europa, che punta a blindare le frontiere esterne con supporto militare a Frontex per contenere le ondate migratorie. E allora continuiamo a parlare di migranti, ma ci spostiamo a Rocca di Papa, una località ai Castelli Romani, nel centro che è stato messo a disposizione dopo l'appello di Papa Bergoglio, il centro della Conferenza Episcopale Italiana, che ospita 100 migranti arrivati l'altra notte a bordo dei pullman da Catania, dove erano imbarcati sulla nave 18 bloccata nel porto. E allora lì continuano le proteste della popolazione, di chi non vuole, perché esasperata, altri migranti, però nello stesso tempo c'è da registrare anche che, a proposito dell'azione intrapresa dal ministro dell'interno Salvini, proprio nei suoi confronti sono arrivati nuovi capi di imputazione. Vediamo. Nuove grane in vista per il ministro dell'interno Matteo Salvini. Secondo alcune indiscrezioni si aggraverebbe l'atto di accusa che domani il procuratore Luigi Patronaggio presenterà alla procura di Palermo contro il ministro. Infatti, oltre ai reati di sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio, per i quali sono indagati da sabato scorso sia Salvini che il suo capo di gabinetto, ora al vaglio della magistratura ci sarebbero anche altri due reati. Il primo sarebbe sequestro di persona a scopo di coazione, cioè secondo il codice penale, chi vuole costringere un terzo, sia questi uno Stato un'organizzazione, a compiere un atto. In questo caso Salvini avrebbe tenuto in ostaggio i 177 migranti che si trovavano sulla nave 18 per costringere l'Unione Europea alla redistribuzione dei migranti contro la Convenzione di Dublino. L'altro reato che ipotizza la magistratura è l'omissione d'atti d'ufficio per la mancata risposta alla Guardia Costiera che chiedeva il porto di sbarco dopo il salvataggio dei migranti. Il procuratore Patronaggio, che domani inoltrerà il suo atto d'accusa alla Procura di Palermo, che poi a sua volta lo girerà al Tribunale dei Ministri, vuole anche conoscere i nomi di tutti i migranti che erano sulla 18, in modo che questi ultimi possano presentare delle memorie o possano, se vogliono, costituirsi contro Salvini. Tanto ieri pomeriggio ci sono state ancora tensioni tra esponenti di Casa Pound e il presidio antifascista all'esterno del centro Mondo Migliore di Rocca di Papa, vicino a Roma, dove la notte precedente erano arrivati 100 profughi eritrei della nave 18. Gli immigrati sono stanchi e denutriti, ma non presentano segni di malattie, mentre dalle interviste rilasciate agli operatori sociali emergono storie di atrocità senza fine che i migranti avrebbero subito in Libia, come violenze perpetrate per anni. I profughi sarebbero stati venduti per due o tre volte. Mentre fuori dalla struttura i militanti di Casa Pound chiedevano il rimpatrio immediato di queste persone. Corteo, quello di estrema destra, caratterizzato da bandiere tricolore e da slogan come "boia chi molla". I militanti di estrema destra si contrapponevano a un'ottantina di persone che hanno dimostrato vicinanza agli ospiti della struttura e che cantavano "fuori fascisti da qui". E voltiamo pagina, apriamo quella relativa alle pensioni, soprattutto a quelle che vengono definite d'oro, perché proprio la strategia di un suo eventuale riordino sembra mettere a dura prova, o comunque alla prova, l'alleanza tra Lega e il Movimento 5 Stelle.
Tra gli alleati giallo-verde di governo è scontro sull'ipotesi di rivedere il sistema delle pensioni, soprattutto quelle definite d'oro. Così, se il consigliere economico di Matteo Salvini, Alberto Brambilla, dice meglio un contributo di solidarietà al posto del ricalcolo, il Movimento 5 Stelle non ci sta e si rifà agli accordi che hanno dato vita alla coalizione. Nel contratto di governo rivendica, l'abbiamo scritto nero su bianco, le pensioni d'oro vanno tagliate per supportare quelle minime. Il tema è tra quelle più care ai 5 Stelle, che puntano ad eliminare tutti quelli che ritengono dei privilegi. All'alleato leghista dicono: se qualcuno pensa che non si possa attuare il contratto di governo, lo dica subito. E a Brambilla, convinto che sia sbagliato sforbiciare le pensioni superiori ai 4.000 euro netti al mese, rispondono: non sono disperati da salvare. Brambilla però si riferisce ad una proposta di intervento sulle pensioni già depositata alla Camera lo scorso 6 agosto e firmata sia dai 5 Stelle sia dalla Lega. Il testo prevede un sistema di tagli retroattivo che rischia di rivelarsi incostituzionale, secondo uno studio di itinerari previdenziali diretto dallo stesso consigliere economico di Salvini. Si tratterebbe di una decurtazione in base all'età d'uscita, confrontata con un'età fittizia che penalizzerebbe soprattutto le pensioni di anzianità e i lavoratori precoci. Nell'analisi c'è anche un risvolto politico. Il 70% dei tagli interesserebbe il Nord, dove prevalgono gli assegni di anzianità. L'idea di Brambilla non piace nemmeno al Carroccio. Il presidente della Commissione Bilancio, il leghista Borghi, puntualizza: Brambilla è un esperto che ascoltiamo con piacere, ma non ha alcun ruolo interno alla Lega, tantomeno al governo. Sul tema delle pensioni d'oro non c'è alcuna polemica con il Movimento 5 Stelle. Vale quanto stabilito nel contratto di governo. Certo, la proposta depositata alla Camera è modificabile, spiega Borghi, che precisa: magari si potrà fissare il tetto per gli interventi dai 4.000 euro ai 5.000, come previsto dal contratto, e salvando chi ha versato i contributi corrispondenti. Ma non solo il nodo relativo alle pensioni e alla riforma del sistema pensionistico sembra essere uno dei temi che divide il Movimento 5 Stelle dal Carroccio. Vediamo gli altri. Non c'è solo la dialettica sul taglio delle pensioni tra le crepe più evidenti nella maggioranza di governo. L'esecutivo giallo-verde si prepara alla sfida di settembre con la discussione sulla legge di stabilità che si annuncia rovente. E i fratelli Coltelli 5 Stelle e Lega, su fronti opposti prima delle elezioni, saranno chiamati a trovare la sintesi su due approcci apparentemente opposti. I 5 Stelle puntano sul reddito di cittadinanza, 780 euro al mese dallo Stato per poco più di 9 milioni di persone in difficoltà, che in cambio dovrebbero impegnarsi in un percorso di formazione e di lavoro. La Lega punta invece sulla flat tax, la riforma fiscale che fisserebbe solo due aliquote al 15-20% per tutti i contribuenti. Una riforma i cui vantaggi maggiori andrebbero al nord, dove ci sono i redditi più alti e più imprese, mentre al sud si concentrerebbe la maggioranza dei titolati a ricevere il reddito di cittadinanza. Ma lo scontro più o meno manifesto riguarda anche le grandi opere, con i sì convinti della Lega alla linea TAV e al gasdotto TAP, controbilanciati dalle ulteriori valutazioni dei grillini su costi e benefici, peraltro previste dal contratto di governo sottoscritto dalla Lega. E se le divisioni emergono anche sulla gestione dei migranti, con la Lega convinta sostanzialmente di chiudere le frontiere e i 5 Stelle di redistribuire i flussi in Europa, secondo indiscrezioni cominciano a manifestarsi anche i primi malumori del premier Giuseppe Conte. Il custode del contratto di governo, incaricato di compattare la maggioranza a due teste, sarebbe sul punto di avviare una serie di tavoli di governo, richiamando all'ordine i due vice premier. Il protagonismo mediatico di Salvini e Di Maio, mal digerito dal premier Conte anche in occasione dell'incontro tra il ministro dell'interno italiano e il premier ungherese Viktor Orban, verrà mitigato da una cabina di regia governativa dalla prossima settimana. Al tavolo, che sarà ospitato a Palazzo Chigi, parteciperanno Conte, Giorgetti, Salvini e Di Maio e di volta in volta i ministri interessati dalla questione da risolvere. Si partirebbe martedì prossimo e al centro del tavolo, neanche a dirlo, la gestione dei migranti. Oh, ci sono importanti novità per quanto riguarda il crollo del ponte di Genova. Ieri la Guardia di Finanza è andata al Ministero dei Trasporti, ha sequestrato del materiale che potrebbe essere utile naturalmente per le indagini. Intanto è atteso tra oggi e domani, quindi in queste ore, la presentazione da parte della società Autostrade del piano di demolizione e di ricostruzione del viadotto. Intanto l'Espresso però rivela che a febbraio la società aveva sollecitato con una lettera a un intervento di manutenzione straordinaria del viadotto. Vediamo.
C'è una lettera datata 28 febbraio 2018 nella quale il direttore delle manutenzioni di autostrade Michele Donferri Mitelli mette in guardia il Ministero e Provveditorato sui rischi per la sicurezza dovuti al ritardo dell'approvazione del progetto esecutivo di rinforzo del Ponte Morandi. A rivelarlo un articolo dell'Espresso. Nella lettera si chiede di accelerare l'iter proprio per garantire l'incremento di sicurezza necessario sul viadotto Polcevera. Intanto oggi Autostrade dovrebbe presentare il suo piano di abbattimento dei tronconi del ponte, dove tra l'altro si dovrebbe effettuare l'incidente probatorio chiesto dalla Procura prima di procedere alla demolizione e ricostruzione dell'opera. Ieri la Procura di Genova ha disposto il sequestro di tutta la documentazione relativa al viadotto. Gli uomini della Guardia di Finanza si sono recati nelle sedi del Ministero delle Infrastrutture, nel suo ufficio ispettivo territoriale di Genova, nella sede del Provveditorato delle Opere Pubbliche della Liguria e anche negli uffici della SPEA Engineering di Milano. Tra i documenti requisiti c'è anche la relazione stilata negli anni Ottanta dallo stesso progettista del ponte, Riccardo Morandi, nella quale l'architetto sottolineava un notevole degrado dei materiali utilizzati e la conseguente riduzione di sicurezza del pilone 9, quello che ha collassato. Il procuratore Francesco Cozzi ha dichiarato che si tratta di una relazione molto utile per mettere un punto nello spazio e nel tempo dell'esame della struttura. Resta ancora il nodo ricostruzione. Per il commissario straordinario Toti la soluzione è semplice: Autostrade apre il cantiere e paga il conto, Fincantieri costruisce il ponte. Ma l'amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci ribadisce di andare avanti con il loro progetto per costruire il nuovo ponte in 8 mesi. E allora, a proposito di questa questione, proprio c'è una precisazione da parte della società Autostrade relativa proprio alla lettera dell'Espresso. Dice: in relazione alla lettera pubblicata dal settimanale, Autostrade per l'Italia evidenzia che si tratta di una ordinaria comunicazione con cui la competente direzione del Ministero delle Infrastrutture viene sollecitata per l'approvazione del progetto di miglioramento delle caratteristiche strutturali del viadotto Polcevera, per il quale era già stato prodotto il parere favorevole da parte del provveditorato interregionale delle opere pubbliche, tenuto conto che il tempo di approvazione da parte del Ministero si stava protraendo oltre il termine dei 90 giorni. Il progetto aveva l'obiettivo di migliorare la vita utile dell'infrastruttura. Risulta quindi, scrive ancora la società Autostrade, assolutamente fuorviante e non veritiera l'interpretazione del settimanale secondo cui si sarebbe trattato di una lettera d'allarme che metteva in guardia sulla non sicurezza del viadotto. Così la precisazione della società Autostrade. Cambiamo argomento. Ieri missione lampo del vice premier Di Maio in Egitto, è stato ricevuto naturalmente dal presidente Al-Sisi, molti temi in agenda, ma soprattutto si è parlato di Giulio Regeni e della sua morte. Un omicidio irrisolto, una morte dopo torture che chiede verità e la chiede subito. Sono passati già 2 anni e mezzo dall'assassinio di Giulio Regeni in Egitto. Ora il governo italiano dice basta ai tentennamenti. Ieri il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, in visita al Cairo, ha chiesto uno scatto in avanti già nel prossimo vertice tra procure, previsto a breve. Chiediamo una svolta. È auspicabile che ci sia una svolta il prima possibile, perché questo poi ci consentirà di andare avanti nella ricerca della verità. Da parte sua Al-Sisi si è detto fiducioso che arrivino risultati nelle indagini sull'omicidio alla luce della forte volontà di scoprire gli autori e consegnarli alla giustizia. Parole che si inseriscono in un quadro di generale volontà di rafforzare le relazioni a ogni livello tra Italia ed Egitto, 2 paesi già legati da forti relazioni economiche. L'Italia infatti è il 5º fornitore mondiale del paese e il 2º importatore. Anche di questo si è parlato durante il vertice Di Maio Al-Sisi, ma in seconda battuta. Così come si è parlato di Libia e della complessa stabilizzazione del paese, processo in cui Roma promette al Cairo pieno coinvolgimento. Equilibrismi, tentativi di normalizzare le relazioni, ma l'assassinio irrisolto di Giulio Regeni, dottorando italiano dell'Università di Cambridge, ritrovato cadavere a febbraio nel 2016 nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani al Cairo, è una ferita aperta. Si sa che le indagini sull'altra sponda del Mediterraneo procedono a fatica tra omissis e negazioni, che è stato barbaramente torturato, che i servizi di sicurezza, così come lo stesso governo egiziano, sono sospettati di aver avuto un ruolo chiave nell'omicidio, ma hanno sempre respinto le accuse. La famiglia Regeni ieri ha preferito non commentare le parole di Di Maio.
E torna a parlare Monsignor Viganò, l'ex nunzio apostolico, autore del memoriale che accusa duramente Papa Francesco in merito agli abusi commessi dall'allora cardinale americano McCormick. Dopo aver chiesto le dimissioni del Papa, Viganò, da una località segreta, ha detto di non aver agito per vendetta o per rancore, ma perché la corruzione, secondo quanto sostiene, è arrivata ai vertici della gerarchia vaticana. Inoltre Viganò ha rilanciato le accuse, chiamando in causa tre cardinali che all'epoca avrebbero tenuto all'oscuro Papa Benedetto XVI. E adesso lo sport. Oggi a Monte Carlo il sorteggio per la fase a gironi della Champions League. Le quattro squadre italiane, Juventus, Roma, Napoli e Inter, aspettano di conoscere le loro avversarie. In Europa League invece l'Atalanta è impegnata stasera a Copenaghen per il ritorno dei play-off di qualificazione dopo lo 0-0 dell'andata, che potrebbe regalare l'accesso ai gironi. E continuiamo a parlare di sport, ma di Formula 1. Parliamo delle passerelle nel cuore di Milano, entusiasmo alle stelle ovviamente per Vettel e per la Ferrari. Sale fino ai livelli di guardia la febbre per un Gran Premio di Monza che può imprimere una svolta al Mondiale 2018. Il popolo ferrarista non vuole aspettare sino a domani, quando scenderanno in pista le vetture, ed ha affollato l'area della Darsena per vedere sfrecciare non soltanto le rosse ma anche le Alfa Romeo Sauber. È l'ultima puntata della serie di roadshow tanto cari ai nuovi padroni della Formula 1, decisi a portare lo spettacolo anche nei centri delle metropoli. Dopo Londra, Shanghai e Marsiglia, tocca ad una Milano già caldissima, e non soltanto per i quasi 30 gradi di temperatura. Vettel ha utilizzato la vettura del compagno di colori Raikkonen, un dettaglio che ha portato qualche sbavatura nelle sue evoluzioni lungo i navigli, ma lo spettacolo è piaciuto alle migliaia di tifosi che non hanno voluto perdere l'occasione, in vista di un weekend attesissimo dopo la vittoria di domenica scorsa in Belgio. Gli ingredienti ci sono tutti: il pacchetto di novità motoristiche ha funzionato a meraviglia sui saliscendi di Spa, riportando la Ferrari al successo dopo 9 anni, e potrebbe fare il bis domenica. A Monza una vettura con il cavallino non vince dal 2010, quando Fernando Alonso era lanciatissimo verso un titolo mondiale che non arrivò mai. E nello show di ieri, non soltanto nelle parole di Vettel, improntate all'ottimismo, è sembrato che tutti i fans volessero spingere con il loro entusiasmo quella monoposto, chiaramente un po' a disagio su strade molto diverse da quelle che affronterà da domani mattina. Sarà tutta un'altra storia lungo quei rettilinei che hanno fatto la storia della Formula 1. Vettel ci crede, e con lui migliaia di ferraristi pronti ad invadere pacificamente l'autodromo della leggenda. E allora, prima di chiudere, un'ultima ora, una notizia battuta dalle agenzie. Andiamo negli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump ha firmato una proclamazione che esenta alcuni stati rispetto ai dazi imposti lo scorso marzo sulle importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti. E lo ha reso noto il Dipartimento del Commercio. Saranno esentati dai dazi sull'acciaio allora Corea del Sud, Brasile e Argentina. Per Buenos Aires l'esenzione riguarderà anche le esportazioni negli Stati Uniti di alluminio. Le società possono fare richiesta di esenzione per i prodotti sulla base di quantità o qualità insufficienti a disposizione dei produttori di acciaio e alluminio statunitensi. In tal caso, si spiega ancora nel comunicato del Dipartimento per il Commercio, potrà essere garantita un'esenzione rispetto alla quota e non sarà dovuta alcuna tariffa. E allora il telegiornale finisce qui. Dopo la pubblicità ci sono le previsioni del tempo e poi c'è il dibattito di Omnibus. Gli ospiti di oggi: Claudia Fusani, Antonio Maria Rinaldi, Paolo Cento, Marco Bussetti, Gianfranco Librandi, Alessandro De Nicola. A tutti voi una buona giornata. Noi, se volete, ci vediamo domani. Grazie.